Mamma mia signori, se oggi ci divertiamo. Questo è perché ho deciso di trollare tutti quanti i cheater che trovavo e veramente li ho maltrattati e li abbiamo presi in giro tantissimo. Vi ricordo che sono sul server dei fan, queste le P se volete entrare e giocare. Se anche voi vi divertite a vedere questi troll, lasciate un bel like così che ne faccio altri, ma andiamo subito a vedere. Oggi mi sento proprio bello cattivo, proprio bello che mamma mia devo massacrare malissimo tutti quanti. E abbiamo qui Mangione che effettivamente sta mangiando una quantità molto precisa di blocchi. Guarda qua come c'è questo mega pillar subito preciso. L'anti-cheat subito l'ha segnalato. E che fai? Non vai a controllare se il bro, che tra l'altro sta giocando da poco, perché guarda, ha soltanto 30 stelle, non ha soldi, non ha nulla. Il bro effettivamente potrebbe star cercando di cheatare. E quindi rispetto alle altre povere persone che stanno giocando per conto loro in maniera tranquillissima, lui invece sta cercando di iniziare con una marcia in più e di essere più veloce e più forte degli altri. E questa cosa, come ben sapete, a me dà veramente un sacco fastidio. Ma oggi quello che faremo, tra l'altro, che sta facendo? Ah, si è craftato l'armatura, giustamente non aveva ancora neanche un'armatura completa. Quello che faremo oggi, signori, sarà andare a trollare tutti quelli là che quindi si mettono a cheatare. Quindi prego, guarda come si guarda intorno. Il bro sta un attimo studiando, sta con la mappa di Fortnite che sta studiando il perimetro. E oggi signori, come vi dicevo, andremo quindi a fare un bel slash troll su tutti quanti. Allora vediamo un pochetto. Abbiamo veramente come sempre un sacco di cose a disposizione. La cosa che più mi piace è quella lì di poter prendere il controllo delle persone con le quali io sto andando. Però sai cosa incominciate a fare? Io incominciate a fare che lui non ha più in alcun modo accesso al suo inventario. Quindi lui ora d'ora in poi non può premere la E per aprire questo. E probabilmente prima o poi gli potrebbe tornare utile. Anche perché fammi vedere, ha soltanto uno slot libero, ma non potrà mai più mettersi lì a gestirlo. Ma questo a quanto pare non lo ferma, non gli fa un attimo capire che la situazione potrebbe essere un po' pericolosa. Quindi sai cos'è che si fa? Quello che si fa è andare ad aumentare questa dose di trolling con mani scivolose. Voglio, lì ci sono dei diamanti. C'è soltanto un blocco che ti separa da questi diamanti. Però bro, hai le mani sporche. Cioè, a furia di stare lì con la tastiera tutto quanto il giorno che stai a cheatare sui server, ogni tanto dovresti anche un po' pulirti, una doccia, no? Sai, cose del genere. E invece, a quanto pare, così poco ti separa dai tuoi diamanti che tanto ti stai sudando, ma a quanto pare queste mani bucate non ti permettono di poterli prendere, bro. Questo è veramente un grande problema. Tranquillo, ti do una mano io, guarda. Ah, ti ho sistemato le mani, te le ho proprio pulite, ho passato la mucchina, manco fossimo nel 2020 in pandemia. Quindi bravo, parti a prendere tutto ciò che vuoi. Per ora andiamo a prendere qualcos'altro. Non so cos'è demo, potremmo scoprirlo. Ora sta vedendo una schermata di demo. In che senso gli sto mostrando una schermata di demo? Non ho capito cos'è che gli ho combinato e che purtroppo alcune cose non le riesco proprio a capire. E vediamo un po', ce ne sono talmente tante che non le conosco tutte. Quindi sai cos'è che facciamo? Per i prossimi diamanti, diciamo che potresti avere un pochetti. Oh mamma mia, quante crafting sta facendo? Ma che sta facendo? È impazzito, bro. Tutto ok, che cosa ti succede, bro? Vai, diamanti. Ce la puoi fare? No, i diamanti sono a sinistra. Bravissimo, devi andare di qua. Mi sa che la nausea gli sta dando un attimo difficoltà nel riuscire a raggiungere i diamanti. Bravo che ce l'hai fatta. Vedi che allora ce la fai. Bravissimo. Allora, se ce la fai, possiamo ancora aumentare di più la dose di quello che va intorno a te, bro. Tutto ok. Mi sa che sta per vomitare. No, mi sa che... No, ragazzi. Mi sa che sta tipo per cacciare l'anima al di fuori del suo corpo. Ma il problema... Perché sta piazzando così tante cose? Crafting. Ma è impazzito, non lo sto capendo. Sta piazzando tantissime crafting in giro. Oppure è per via dell'effetto di confusione che non riesce a cliccare la... No, ma non lo sto capendo. Ma che sta facendo? Vabbè bro, vattene. No, oh, oh, non, ho sbagliato. Oddio, dove è finito? Me lo sono perso. Bro, oddio, oddio. Non pensavo che il random teleport fosse questo. Dovrei forse un attimo fermarlo in qualche modo. Sto cercando di fermarlo un attimo. Ok, l'ho fermato. Credo di averlo aggiunto un altro livello.
Non avevo mai fatto una cosa del genere, è stato bellissimo. E ora si fa la seconda parte del nostro trolling. Lo accusiamo di hack, ma non di X-Ray. Ma che fai? Ti metti a usare la Fly che ti tippa in giro? Accusiamolo di altri hack rispetto a quelle che sta utilizzando. Operatore del McDonald's, dammi un Crispy McBacon e stai zitto. No, io stavo fermo, non è vero. Ti tippavi in giro, quella era chiaramente una H. Stavi chiaramente cittando. E poi pensaci, se chiaramente chi dice la verità? Sono veramente una pessima persona. Però mi raccomando, lasciate un like se volete che io ancora trolli e prenda così in giro le persone che si mettono a cittare. E il bro comunque ci sta pensando un po', se sul fatto che, se chiaramente chi è che sta dicendo la verità. Pernacchia, non gliela posso fare. Però immagina, era un Quindi ammetti di star citando oppure mi dai Anydesk? Fanny, grazie. Grazie mille, apprezzo. Se ammetto che succede, come gli sconti del McDonald's, paghi di meno, ti banno per meno tempo. Oh, che fa? Dove sale? Scendi, scimmia. Devo pagare? No, ma sconterai una pena invece degli sconti. Non so se la capito. Mamma mia, oggi sono proprio pazzo. Ho finito i soldi della carta di mio padre, non posso. No, non ti preoccupare. Offre Mineclub / ban mangione per 14 giorni per ammissione H. Non ti preoccupare, ci pensa tutto Minecraft, tu stai tranquillo. Ora, non so voi, ma soltanto a me sembra abbastanza sus che una persona abbia fatto un tunnel così dritto per dritto, anzi addirittura proveniente da prima sottoterra, è risalito per poi dopo andare dritto per dritto, prendiamoci dei lapis perché possono servire, e raggiungere un mob spawner. Potrebbe sicuramente essere soltanto fortuna. Mi è capitato in passato che una persona che facesse una cosa del genere era semplicemente fortuna perché stava strip minando, ma è molto maggiore la possibilità che in realtà sia qualcuno che sta semplicemente farmando tantissimi mob spawner. Ora voglio aprirgli l'inventario e ha dei mob spawner, ma sono soltanto 4 e sono di zombie. Diciamo che se una persona strip mina per un bel po' di tempo, potrebbe trovarli dei mob spawner anche abbastanza velocemente. Non è che sono tanto rari, basta andare in giro per il mondo e li puoi trovare. Poi vabbè che li puoi comprare con le stelle, però se li vuoi trovare in maniera gratuita, diciamo che questo è il modo. Io vorrei troppo appunto vedere cosa c'è all'interno di queste chest, però qui c'è piercing e qui non c'è una melopì, mi dispiace. Però GG per te che ti sei portato a casa un altro mob spawner. Però ora diciamo che sarebbe cruciale capire verso che direzione si vuole spingere questa persona, perché se va in giro a caso, ok, se prende guarda caso la direzione precisa che lo porta ad un altro mob spawner, anche questo mi potrebbe sembrare un po' sus. E oggi bro ti dice male perché io sono pazzo, oggi ti dice male che io prendo e distruggo completamente tutti quanti. Killando con dei mob sta rischiando tra l'altro di morire malissimo. Non sembra il top del PvP. Oh bro, ti stanno killando, mamma mia. Oh, sembra che sta prendendo un po' la mira. Perché non è andato in giro ad esplorare? C'è una caverna gigantesca. C'è una caverna veramente enorme e a me sembra abbastanza sus. Tant'è vero che mi sono dimenticato, ma mi vado a mettere subito la texture pack dell'X-Ray in modo tale che io posso sapere se effettivamente sta procedendo verso un altro mob spawner e posso farmi un'idea maggiore. Allora, fammi mettere quindi in spectator. Ora come ora non ne vedo. Sta tirando però dritto per dritto, ignorando anche i diamanti che ci sono intorno a lui. Anche è vero che appunto se stesse scavando a caso, io non so se avrei continuato nella stessa direzione di dove ha appena trovato un mob spawner, specialmente perché ha trovato una caverna. Avrebbe avuto molto più senso che se la mettesse ad esplorare. E il bro sta un attimo ragionando, è caduto in una pausa di riflessione. Però sai cosa? Mentre che lui esplora e guarda un attimo tutto, io gli voglio un attimo vedere se appunto nei vault o magari dentro qualche altra chest che potrebbe avere in giro. Però il vault è vuoto. Proviamo a vedere se nell'ender chest ha qualcosa, qualche indizio. C'ha altri mob spawner. Il bro potrebbe star prendendo i mob spawner e subito metterseli in saccoccia lì all'interno. Lì in fondo c'è un mob spawner, ma è lontanissimo e mi sembra veramente strano che stia tirando così dritto per dritto ed andare a controllare. Cioè,
mi sembra proprio strano che lui lo abbia renderizzato da così tanto. E non vorrei assolutamente sbagliare e trollare la persona sbagliata. Quindi facciamo una piccola tattica. Allora, qui c'è una mineshaft. Ok, perfetto. Una mineshaft che è molto grande da esplorare. Tanto ormai è palese. Il bro... Oh no, me lo sono perso. Il bro Amelie qua scaverà dritto per dritto e raggiungerà quel mob spawner. Proprio come stavo pensando. Ormai è questione di minuti e raggiunge subito qui. Allora, io proverei a mettergli in una zona abbastanza tattica un altro mob spawner e vedere se lui di fatto lo prende. Lo metterei magari in una posizione più in alto, però completamente casuale, tipo qui. Secondo me qui è abbastanza lontano ed è improbabile che lui lo venga a vedere. Quindi mi vado a dare un mob spawner di zombie. In questo modo, appunto, è anche sus il fatto che ci sia. E vediamo se lo raggiunge. È in una zona completamente casuale. Anzi, sai che ti dico? Io vado anche a chiuderlo con la deep slate. Ora, voi non starete vedendo niente. Vi starete chiedendo che cosa io stia facendo. Non vi preoccupate, sto piazzando dei blocchi. Anche se non si vede, sto piazzando dei blocchi. L'ho chiuso anche abbastanza male, però questo va a dare ancora più un senso di sospetto, che però lui non si potrà porre perché non vedrà i blocchi. Intanto il bro qui è arrivato ad un altro mob spawner, e il mob spawner che abbiamo piazzato noi si trova in alto a sinistra rispetto a questa posizione. Guarda come si luta anche le ceste. Chissà se ha trovato roba buona. Ha trovato un altro mob spawner di ragni, tra l'altro. Ok, signori, se raggiungerà mai questo mob spawner, che è difficile anche da vedere per me che l'ho piazzato, eccolo qui. Se lo trova è veramente incredibile. Sta facendo anche un pit stop, sta prendendo il legno. Mi sa che non ha neanche quello, sta finendo tipo tutti i materiali che c'ha. E infatti sì, sta prendendo ancora altro legno. Il mob spawner è lì in fondo, è veramente molto lontano, raga. Se arriva a prenderlo così direttamente, io questo lo faccio esplodere. A questo gli faccio esplodere tutto. C'è altro che trollo, questo deve patire proprio le pene proprio dell'inferno. Oh, un attimo che mi sono fermato. Niente. Vabbè, cioè è passato un attimo che si sta facendo il piccone al fatto che credo che non se lo sia neanche craftato. Cioè si era fermato a prendere il legno perché ho visto che il suo piccone c'ha pochi utilizzi. Ho pensato, vabbè, ah no, ok, se l'hai fatto perché ha trovato altri diamanti. Eh sì, quel mob spawner com'è che me lo vuoi giustificare? Cioè, con tanto di scaletta, un mob spawner piazzato proprio a caso, neanche in un punto della mineshaft. Sì. Questo, mamma mia, questo se va trollato. Questo non è che va trollato, questa deve essere proprio una punizione. Questo va proprio punito perché letteralmente questo va a rovinare l'economia del server. E io non te lo posso permettere di rovinare così l'economia del povero server, che non ha fatto completamente nulla. Quindi intanto tu inizi a laggare, inizi ad andare tutto quanto a scatti, che provi a rompere i blocchi e ti ridato dopo mezz'ora. Ecco, tu intanto vai un attimo in difficoltà sotto questo punto di vista. E sei pure caduto, mamma mia, sei imbarazzante. Nel frattempo andiamo ancora ad aggiungere, a calcare sempre di più la mano. Cos'è Guardian? Ah, questo è Guardian. Bro, mi sa che non romperei i blocchi per un bel po' di tempo. Ma sai che c'è? Che a questo punto io direi anche che tu devi festeggiare per tutti questi mob spawner che hai trovato, incominciando proprio a girare sul posto. Come ha fatto? Come ha fatto a prendere comunque il carrello? Ha preso comunque il minecart. Non ho capito come ha fatto. E sai che c'è? Festeggiamo e inizia a roteare sul posto. Questo ti meriti, questo devi fare. Mamma mia, ti vai. Devi combattere contro il gioco stesso per cercare di riuscire a fare qualcosa con la visuale. Per sbaglio ha droppato il piccone. Bro, sta arrivando uno zombie. Bro, devi riuscire a difenderti dallo zombie. Non riesce a girare la visuale per difendersi. Non ci credo. Guarda come vorrebbe combattere, ma lo zombie lo sta attaccando sul lato opposto. Ha capito che poteva... No, vabbè. Ha capito che invece di contrastare il giro, poteva accelerarlo, ed è riuscito a difendersi. Ma il bro è un genio. Sta combattendo contro il server per cercare di sopravvivere. Ci tiene veramente un sacco a questi mob spawner. Anzi, e a proposito di questi mob spawner, andiamoli subito a prendere e confiscare tutti quelli lì che aveva da parte. Prima di pensare a questo, bro, io vorrei sapere com'è che tu hai in programma di difenderti se magari però arrivano dei creeper. Se arrivano dei creeper, come ci difendiamo, bro? Creeper, perché guardi me? Non dovresti sapere della mia esistenza. Oh, si è svegliato pure il bro dietro. No, non può difendersi.
Non può difendersi in nessun modo. Non può difendersi in nessun modo. Forse sta girando ora sul posto qui allo spawn. Esatto. Mentre il bro lo spawn è dall'altra parte. Tu immagina Levi Coral. Immagina la bro, la sorella, la nostra sorella, che in questo momento sta guardando una persona che rotea sul posto. Cosa starà mai pensando in questo momento Levi Coral di Ameli se lo sta fissando. E fai bene a fissartelo, bro, perché in questo momento lui è in punizione e continuerà a roteare per sempre. Anzi, lasciate un like se vorreste veramente che proprio questa tortura non finisse mai. Sarei quasi tentato dal non bannarlo. E lui sta facendo amicizia. Ciao bella, come va? E nel frattempo sta continuando a roteare. Come va? Io giro. Gli ha risposto e vedo. E giustamente. Credo di aver rotto Minecraft. No, non è che hai rotto Minecraft. È che hai utilizzato una texture pack che ti permette di non vedere i blocchi. Ed è questo che te l'ha fatto rompere. Quello là che stai subendo ora è soltanto una punizione mia. Tranquillo. Guarda, starei qui a vederlo per tutto quanto il giorno. Ma io gli vado a... Ah no, cheating. Arrivederci, ciao bello. Il bro o è stato preso proprio in 4K in questo momento, che sta prendendo la nederite, o semplicemente sta farmando dritto per dritto. Gli ho sentito anche il prendere danno, però non ha preso fuoco. E poteva semplicemente star strip minando. Però a parte... che piccone c'ha? Oh, ma c'ha un piccone che shotta tutto. E in questo shottare tutto, giustamente, si arriva ad altre nederite, che sarà casuale, no? Guarda, io questo non lo faccio fare full nederite. A questo gli mancano praticamente tre quarti di armatura. Ha soltanto la chestplate in nederita. Io non te la faccio fare la full armatura, bro. Se tu ora mi fai qualche slalom strano, tipo raggiungere quella nederita, bro, litighiamo. Ma litighiamo pesante. Bro, stai giocando col fuoco. Stai veramente... Ok che sei effettivamente circondato da lava. Non so quanto funziona questa minaccia, ma sei veramente circondato in questo momento da lava e ci stai giocando male, bro. A furia di giocare, guarda che ti scotti. Bro, vedi tu bene che cosa vuoi fare. Io ti sto avvisando. Sei sicuro che vuoi puntare ancora a cittare? Sei sicuro che te la vuoi fare così la full netherite? Che puoi fare sì. In realtà full netherite, ci sono persone che nel server fanno le speedrun e se lo fanno in un niente va anche nella lava. Ma sai che c'è? Visto che ti piace andare nella lava, ma a questo punto io ti do proprio una mano. Mi sa che qualcosa a tema fuoco proprio non è che c'è. Però c'è il random teleport, che in un mondo completamente di lava, diciamo che è la cosa che più si avvicina. Oh, ma invece no. È proprio arrivato il momento del mio troll preferito. È arrivato il momento di prendere il controllo di una persona. E sai che c'è? Sai cosa faccio? Io ti butto l'unico totem che hai e ti vado a buttare in questo gigantesco mare di lava. Ti metto proprio qui sopra e... stoppiamo il control. In questo modo, bro. Bro, ora è un attimo difficile dover sopravvivere, vero? Lo so. Ora è un attimo complicato. Però vai che puoi raggiungere la terraferma. Vediamo se secondo voi sopravvive. Secondo me no. Secondo me non sopravvive. C'ha due cuori. Non ci credo. Mezzo cuore. Ti ha salvato con mezzo cuore. Ma stiamo scherzando. Ma io non ho parole. Tu non ti puoi salvare due. Quindi prendiamo il suo account, lo telecomandiamo e lo portiamo qui sopra al centro del niente. Letteralmente, siamo quasi ad altezza limite della Nether. Perfetto. Stoppiamo da qui il controllo. Bro, a terra. Bro, attento. Bro. Signori, mi sa che ufficialmente vale 46Q. Per quanto sia anche abbastanza veloce per come si sta muovendo, ho sentito un rumore di esplosione di fuoco. E purtroppo l'unica cosa che si è salvata è il pezzo dell'armatura, il netherite, la chestplate che non brucia con la lava e che sta piano piano riemergendo per mettersi qui a galleggiare. Ahimè, questo pezzo rimarrà qui a galleggiare per sempre. Andiamo a portare in controllo quindi il nostro bro, che sarei proprio curioso di sapere cos'è che vuole dire. Vediamo un po'. Controllo aria condizionata. Mi hanno detto che sei un tipo hot. Devo verificare che il tuo PC non sta per squagliarsi dal caldo. SEO tu? SEO popo io? Che cosa significa SEO tu? Sei quello che mi ha fatto quelle cose? No. Io sono un call center. Lasciare un messaggio dopo il beep. Momento di attesa, sta probabilmente aspettando il beep lui.
Beep. Ok, vediamo se ora mi scrive qualcosa. Ho perso tutto per aprire le mie cose. Mi ha preso veramente il coltello. Informiamo la gentile clientela che questo servizio di supporto costa $20 ogni 5 minuti. Digitare 1 per confermare il supporto. Digitare 2 per parlare con un operatore. La sbrigati così non ci arriviamo. Digitare 3 per riascoltare il messaggio. Ah, ok, ok, ho scelto 2. Le ricordiamo che le tariffe per uno operatore sono di $5 ogni minuto. In realtà è la stessa cosa di $20 ogni 5. Però magari sembra un'offerta più alta. Oh, ma dove stiamo? È acquittato! Acquittato! E l'ha sbagliato per slog l'anticita. Bellissimo, bellissimo. Oh, Sander 1 che ha iniziato a giocare da tipo, non lo so, 10 minuti. Fa dei tunnel un po' sus. Guarda qui quanto è dritto per dritto. Parte da, praticamente dall'altra parte del mondo. Ci manca solo che ci cade una pecora in sto buco. Per andare dritto per dritto al bro con il culo sporco di cacca. Perché sì, è praticamente il culo sporco di cacca che speedrunna così i diamanti. E mi sa che questo video bisogna concluderlo con una bellissima esplosione, perché giustamente non ancora abbiamo avuto cose del genere. Ma guarda qua con che faccia. Mamma mia, che fastidio quelli che entrano e cercano di speedrunnare cheatando tutta quanta la roba. Io non li sopporto. Guarda, forse sono quelli che mi danno più fastidio dopo probabilmente quelli che usano la X-Ray per quanto riguarda i mob spawner e tutta quella roba del genere. E sai che ti dico, bro? Che devi correre. Non stai correndo, bro. Non stai correndo. Oh. È tutto ok, bro. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, non è successo niente di che. È un piccolo bug del server. Tu non ti preoccupare. Oh, mamma mia, il bordello. Oh, mamma mia, il bordello. Oh, mamma mia, il bordello. Tu resisti, bro. Tu corri sempre. Mamma mia, ma non duri niente. Ma sei scarsissimo. Fammi fermare magari la distruzione demoniaca di TNT. Che ora lo spawn era sicuramente in preda a tutte le TNT. Fortunatamente non scoppia la mappa. Ma sai che ti dico? Che io ti blocco qua sotto. Ti faccio così. Ti chiudo in una bella box di ossidiana. Vieni qua. Anzi, voglio proprio godermelo questo box di ossidiana. Guarda qua, tu devi restare un po' così. Basta, l'ho deciso. Sei peggio degli altri. Ti chiudo in questo box in modo tale che dal ritorno del tuo ban non potrei comunque salvarti né liberarti in alcun modo. E ti vado a bannare direttamente per 30 giorni per cheating. Arrivederci. Mamma mia, veramente che urto quelli che cheatano in questo modo così ridicolo. E nulla, signori, mi raccomando però, lasciate un bel like se vi gustano questi troll. Se anche a voi vi danno questo senso di soddisfazione nei confronti di quelli che cittano. Ci si becca domani con un nuovo video. Bella.